dopo le definizioni tecniche, vediamo qual è il significato intuitivo del momento torcente, cioè il momento di una forza, e del momento angolare, cioè il momento della quantità di moto. Cominciamo dal momento torcente, che rappresenta quanto una forza è efficace nel produrre la rotazione di un sistema fisico, cioè di un corpo rigido. Vediamo un esempio concreto. Questa è una porta vista dall'alto. Questo è l'asse di rotazione che esce verso di noi e dall'altra parte c'è la maniglia. Noi vogliamo aprire la porta e quindi esercitiamo questa forza verso di noi, una forza da 10 N, perpendicolarmente alla porta. Il momento torcente è un vettore definito dal prodotto vettoriale R vettore F. R è questo vettore che unisce l'asse di rotazione con la maniglia. Diciamo che è lungo un metro. Mentre F è la nostra forza, è questo vettore qua, quindi i due vettori stanno su un piano che è il piano di questo foglio, il piano dello schermo. Allora il momento torcente è perpendicolare a questo piano e precisamente ha il verso che entra nel piano, quindi lo vediamo con la X, con la croce, che vuol dire vediamo questa freccia vista da dietro. Il motivo per cui entra è che, come spiegato nel video precedente, dobbiamo immaginare questo vettore R che viene fatto ruotare verso il vettore F, quindi va fatto ruotare in senso orario e con la prima regola della mano destra, mettendo le dita a girare in questo modo, il pollice entra nel foglio. C'è anche un modo intuitivo per capire che questo vettore momento torcente entra nel foglio. Basta guardare che tipo di rotazione vuole imporre questa forza che esercitiamo noi alla porta. Vuole imporle una rotazione in senso orario, perciò il momento torcente entra nel foglio. In altre parole, portare il vettore R a ruotare verso F è soltanto un modo tecnico di dire che tipo di rotazione questa forza vuole imprimere alla porta. Vuole imprimere una rotazione oraria, infatti vuol far girare la porta in questo modo. Allora, per la prima regola della mano destra, il momento torcente entra. Ora andiamo a calcolare il modulo, cioè il valore numerico di questo momento torcente, RF seno di alfa. Alfa è l'angolo tra R, che è prolungato, va verso destra, e F, quindi alfa è questo angolo qui, è un angolo retto. E il seno di un angolo retto è 1. Seno pi greco mezzo uguale 1. Quindi il nostro momento torcente è semplicemente il prodotto R per F, per seno che vale 1, quindi è 1 metro per 10 newton, cioè è 10 newton per metro. Ora vediamo che succederebbe tirando con una forza inclinata o addirittura una forza diretta lungo la porta stessa. Con una forza diretta così la porta non si apre e il momento torcente infatti viene 0, perché il seno di 0 gradi fa 0. 0 gradi è l'angolo tra la forza e il vettore R. R e F sono allineati. E questo è intuitivo perché questa forza che viene esercitata in questa direzione non ha nessuna possibilità di far ruotare la porta, cioè non ha nessuna efficacia di far ruotare il nostro corpo rigido, cioè la porta. E abbiamo detto prima che il momento torcente è l'efficacia di una forza nel far ruotare un sistema fisico. Questa forza non è efficace per niente, giustamente non ha momento torcente. Ora vediamo che succede tirando con una forza inclinata. In questo caso il seno di alfa non è né 0 né 1, ma è un valore intermedio compreso tra 0 e 1. R per seno di alfa è questo cateto qua. Infatti, se noi prolunghiamo la direzione della forza e poi tracciamo questo segmento che dall'asse di rotazione arriva perpendicolarmente alla direzione della forza, alla retta su cui giace la forza, allora si viene a formare questo triangolo rettangolo che ha R come ipotenusa, un metro diciamo, e questo è il cateto opposto a questo angolo che si trova qui. Ma questo angolo è opposto a quest'altro, cioè è l'angolo che forma il vettore R prolungato verso destra con la direzione della forza. Quindi questo angolo qua è l'angolo tra R e F, proprio alfa. Dunque, ripilogando, questo angolo è alfa e questo angolo che sta qui, ma è anche questo angolo qua. E B, il cateto B, è il cateto opposto all'angolo alfa. Perciò si calcola moltiplicando l'ipotenusa R per il seno di alfa,
che sta qua, cioè R seno di alfa è B, R seno di alfa è B. Quindi quello che è venuto fuori è che il momento torcente è B per F. Questo B è il braccio della forza. Infatti il braccio della forza è definito come la distanza che c'è tra l'asse di rotazione e la retta della forza. È questa distanza qui. Pensiamo alla forza di prima. Questa non ha braccio perché la retta della forza passa per l'asse di rotazione, quindi non ha nessuna distanza la retta della forza dall'asse di rotazione. Mentre invece la forza che è più efficace di tutti è questa, che forma un angolo di 90 gradi e la sua direzione si trova a una distanza pari a R, cioè pari a un metro dall'asse di rotazione. Quindi questa forza qua, la più efficace di tutti per far ruotare la porta, ha un braccio pari a un metro, quindi ha il braccio più lungo di tutti, braccio pari a R. Al contrario, quest'altra forza ha braccio nullo, perché la sua retta passa per l'asse di rotazione. Ha braccio nullo e infatti non è per niente efficace nel far ruotare la porta. Quest'altra forza qui obliqua ha un braccio che è intermedio tra il braccio da un metro e il braccio nullo. E il suo braccio è questo. Quindi, in modo intuitivo, il momento torcente è dato dal braccio, dal prodotto braccio per forza. Braccio è la distanza tra la retta su cui si trova la forza e l'asse di rotazione. Più una forza ha un braccio lungo e più è efficace nel far ruotare l'oggetto, cioè il sistema fisico. Quindi più è grande il braccio della forza e maggiore è il momento torcente della forza. Quindi il momento torcente dipende da due cose, dipende sì da quanto è intensa la forza. Per esempio, se io tirassi con 20 N, il momento torcente sarebbe il doppio. Ma dipende anche dal braccio della forza, cioè da quanto è applicata, diciamo, la sua retta si trova lontana dall'asse di rotazione. Infine, se io decidessi di tirare, di aprire la porta tirandola a metà della porta, immaginando che la maniglia sia a metà, tirando sempre con 10 N in direzione perpendicolare, però il momento torcente è minore di prima, perché sto lavorando adesso con un braccio metà. Il braccio di questa forza è di 50 cm soli. Quindi, in conclusione, il momento torcente, il momento di una forza, misura quanto è efficace una forza nel far ruotare un corpo rigido. E dipende da due quantità, da quanto la forza è intensa e da quanto è lungo il suo braccio. Per avere la massima efficacia nel far ruotare il corpo rigido, la forza deve essere applicata perpendicolarmente al vettore R, cioè deve esserci tra questi due vettori R e F un angolo di 90 gradi. Questo assicura il massimo momento torcente massimo con l'angolo di 90 gradi, momento torcente 0 con l'angolo di 0 gradi. È per questo motivo che si utilizza il prodotto vettoriale per definire il momento torcente, perché il prodotto vettoriale, contenendo il seno dell'angolo tra R e F, premia la perpendicolarità tra questi due vettori, come nel caso della forza che va verso il basso. Premia la perpendicolarità perché il seno di pi greco mezzi fa 1 e viene massimo il momento torcente di questa forza. E invece il prodotto vettoriale distrugge il parallelismo. Infatti, se il vettore R e il vettore F sono paralleli, come con questa forza qui, allora il momento torcente viene 0 per via di questo angolo che il cui seno di 0 fa 0. Quindi il prodotto vettoriale è fatto apposta per distruggere il parallelismo e premiare la perpendicolarità. Ricordiamo invece che il prodotto scalare fa il contrario, distrugge la perpendicolarità e premia il parallelismo. Infatti, nella definizione del prodotto scalare non c'è il seno dell'angolo tra i due vettori, ma c'è il coseno. Ricordiamo infatti, ad esempio, come è definito il lavoro di una forza, è il prodotto scalare forza-spostamento, cioè forza-spostamento coseno di alfa. Intanto ricordiamo una cosa ovvia, che si chiama prodotto scalare perché agisce su due vettori, ma il risultato non è un vettore ma è una grandezza scalare come il lavoro. Il prodotto vettoriale si chiama vettoriale perché agisce anche lui su due vettori, ma come risultato dà un altro vettore, prodotto vettoriale. Detto questo, andiamo a ricordare
La definizione di lavoro è Fs coseno di alfa. Essendo presente il coseno premia il parallelismo. Infatti il coseno di 0 è massimo, vale 1. Infatti quando forza e spostamento sono allineati e nello stesso verso, il lavoro è il massimo possibile, si chiama infatti massimo lavoro motore. Quando i due vettori sono invece opposti, il lavoro è lo stesso massimo, ma è massimo in negativo. Quindi è il massimo lavoro resistente. Quindi il coseno in questo caso vale meno 1, è il coseno di 180 gradi. Perciò il coseno premia il parallelismo e l'antiparallelismo. Mentre invece il coseno distrugge la perpendicolarità. Quando due vettori sono perpendicolari, la forza e lo spostamento, il lavoro è zero. Quindi in conclusione ci sono dei contesti in fisica in cui con i vettori allineati o antiallineati vogliamo ottenere il massimo risultato possibile, allora usiamo il coseno, come nel caso del prodotto scalare che ci dà il lavoro. Quando invece noi abbiamo una situazione in cui i vettori devono essere perpendicolari per dare il massimo risultato, il massimo effetto, allora usiamo il seno tra i due vettori, il seno dell'angolo, e quindi usiamo il prodotto vettoriale. Vediamo infatti quest'altro esempio che mostra come la perpendicolarità tra i due vettori R e F garantisca e assicuri il massimo momento torcente. Questo è l'apparecchio di rotazione che vedremo nei prossimi video, un'asta con due dischi d'acciaio che può ruotare su un perno. Per far ruotare questo apparecchio si lega un filo, qui disegnato in verde, attorno ad un cilindro di metallo che si chiama mandrino. Poi si srotola, si tira il filo, quindi si srotola e il cilindro inizia a girare facendo girare l'apparecchio di rotazione. In questo caso la forza esercitata dallo spago è perpendicolare al raggio del mandrino, cioè la forza è perpendicolare al vettore R. Il vettore R è questo che unisce il centro di rotazione con il punto d'applicazione della forza, cioè con il punto in cui c'è lo spago. Per avere la massima efficacia possibile di rotazione dobbiamo tirare il filo perpendicolarmente rispetto a R. In questo caso il raggio del mandrino è il braccio della forza, perché è la stessa situazione della porta che viene tirata da questa forza perpendicolare alla porta. Qui la forza la esercitiamo noi, qui la forza la esercita lo spago. Quindi è come se lo spago tirasse in questa direzione e questo è il raggio del cilindro, cioè del mandrino. Sono perpendicolari. Inoltre è presente anche un secondo mandrino più stretto che per esempio ha un raggio metà. Allora in questo caso il momento torcente è sempre dato da BF, ma il braccio è la metà. Quindi otteniamo un momento torcente che è dimezzato rispetto a quando usiamo il mandrino più largo. In conclusione il nostro momento torcente è il prodotto del raggio del mandrino, sarebbe il braccio, per la forza con cui tira lo spago. Questo momento torcente è un vettore rivolto in alto, lo possiamo capire nel modo più semplice guardando che tipo di rotazione questo momento torcente imprime al sistema, cioè all'asta. In questo disegno lo spago tira dalla parte sinistra, quindi il momento torcente impone all'asta una rotazione antioraria. E allora possiamo dire subito in modo intuitivo che il momento torcente è rivolto verso l'alto, perché infatti mettiamo le dita della mano destra a girare in senso antiorario e il pollice va in alto. Questo momento torcente in alto è responsabile di far accelerare il sistema, cioè far ruotare il sistema sempre più veloce, fa aumentare la velocità angolare del sistema. In una parola, dire che fa aumentare la sua velocità angolare vuol dire che produce una accelerazione angolare che è rivolta in alto come il momento torcente.